when I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. Buongiorno, buongiorno a tutti amici di Radio Carro, bentrovati questo mercoledì di 12 ottobre 2022. Ragazzi, questo è un piccolo annuncio, diciamo forse anche una piccolissima trasmissione, dai, se vogliamo dirla così. Sentite infatti già la classica canzone di sottofondo. Che succede? Succede una cosa molto semplice, purtroppo. Ove sta male, non ha più la voce, ed parlare in una radio senza voce, voi capite che magari si può parlare in una radio con un braccio rotto, certo, ma... come essere un tennista e hai il braccio rotto, come fai a giocare a tennis, insomma, per intenderci, no? Quindi non è proprio possibile, anche perché poi la voce non è un granché. Sentite anche la mia, infatti, che non è proprio perfetta, perché io faccio fatica, molta fatica, già anche ieri, francamente, a fare la trasmissione, e niente, quindi virtù di questo non ho neanche preso stamattina il telefono giusto per fare la radio, proprio perché pensavo nemmeno di fare l'annuncio, vi dico la verità, pure adesso, tutto adesso che ci penso, infatti sono le 6:10, quindi sono anche, diciamo, in forte ritardo, proprio degli orari canonici, no? Con cui appunto facciamo la trasmissione, registriamo la trasmissione la mattina, poi dopo mi sono detto, ma sì, abbiamo tanti ascolti, è anche giusto che magari sentano esattamente perché oggi non ci siamo. Ci siamo per motivi di salute, molto semplici. Oggi faremo, ha detto anche ad Uber, di fare un po' di impacchi con il sale e con bere un po' di tè caldo, soprattutto con un po' di sale invece dello zucchero, del classico zucchero, perché aiuta in realtà la voce appunto a ritornare e a essere molto limpida. Ho sentito questa cosa un po' di tempo fa, l'ho usata un paio di volte, dico la verità, ed ha aiutato. Chiaramente non è la soluzione, però ha aiutato sicuramente a velocizzare i tempi di guarigione. Sentite anche io che ho una bel mal di gola, e questo devo dire che per me francamente, ragazzi, è una novità, una novità, perché questa, prima di chiudere, voglio dirla, ragazzi, perlomeno la mia esperienza personale sulla vaccinazione. Io ho fatto 3 dosi di vaccino, l'ultimo l'ho fatto l'anno scorso a dicembre, vaccino anti-Covid chiaramente, e al di là di quello che si diceva avanti e indietro, no? Ogni persona chiaramente ha reagito, no? A modo proprio, cioè il proprio corpo, il proprio apparato immunitario ha reagito proprio cioè in modo soggettivo, ognuno il corpo reagisce un po' come vuole lui. Ecco, la mia esperienza personale, per esempio, su questo è abbastanza inquietante, sinceramente. Ecco, appunto, per quanto mi riguarda, io vi dico una cosa, soprattutto all'inizio, soprattutto nei mesi precedenti, avevo registrato che poi sono in molti che hanno avuto questi effetti collaterali, tant'è vero che ho anche telefonato sinceramente al dottore, il quale ha fatto spallucce, no? Come si dice, in pratica si dice a Roma, no? Cioè, che ci devo fare? Fin dei conti, tutta roba nuova, non lo sappiamo esattamente come sono le cose, una stanchezza abbastanza importante, perché molti la chiamano la stanchezza del long covid, no? Cioè del lungo covid, è vero, ma c'era anche chi magari ha avuto il vaccino e non ha avuto il covid in realtà. E quindi io ho registrato proprio questa, una stanchezza abbastanza importante, una stanchezza molto, non dico improvvisa, ma cioè mi stanco più velocemente. Se devo fare un lavoro particolare, magari uno sforzo fisico particolare, prima il mio livello di attenzione, di stanchezza era francamente molto più basso, e oggi invece lo sento molto di più, lo sento sui muscoli, lo sento sulle ossa, sulle articolazioni e quant'altro. E poi un altro effetto che
è piaciuto poco, sinceramente, che comincia a registrare ogni tanto delle piccolissime perdite di memoria. Adesso quanto questo sia dovuto al vaccino oppure no, non si sa. Io elenco soltanto come sono i fatti, poi dopo ognuno, ripeto, ognuno può trarre le sue conclusioni, quindi ognuno può pensare cosa vuole e soprattutto, ripeto, per quanto ci possano essere qualche studio e quant'altro, è tutta una cosa completamente nuova che è difficile in realtà, no, riuscire a trarre una conclusione vera. Ecco, io per esempio registro qualche piccolo vuoto di memoria, date che faccio fatica a ricordarmi, cose che non so, devo andare a prendere una cosa, arrivo per prendere, mi sono dimenticato che cos'è, cose che magari mi ricordo giorni, ore o giorni addirittura successivi. Ecco, un po' un aggravarsi, ecco, di questa situazione. Infatti ho cominciato a scrivermi, ho cominciato a fare un po' di promemoria in giro, per fortuna oggi abbiamo i telefonini, per cui diventa molto più facile, anche se le date, sono un po' più infelice con le date. Invece una cosa che non so quanti di voi hanno avuto, ma che personalmente ho, è che questa è una cosa molto positiva, e che da quando appunto ho fatto la terza dose di vaccino, ma diciamo più che altro dalla seconda dose, io non mi sono più ammalato. Non ho più avuto un singolo giorno dove ho avuto un po' di raffreddore, un po' di influenza, un po' di mal di gola, niente. È come se addosso avrei uno scudo proprio che mi protegge da tutte le situazioni possibili. In più, portando anche il mio corpo, tra virgolette, a dei livelli abbastanza spinti di stanchezza, di acqua, no? Magari di bagnato, no? di freddo, lavorando di notte e quant'altro. Cioè situazioni che prima avevo ogni tanto un mal di gola, ogni tanto l'influenza, ogni tanto un po' di febbre, anche se a me non mi veniva per il fatto che ho preso la puntura da marinaio, ma in ogni caso i sintomi ce l'avevo tutti, no? Mal di testa, brividi di freddo, no? Cioè tutti i classici sintomi, ecco, io non ho più avuto uno. Non ho più avuto mezzo, francamente. Come se avessi appunto uno scudo proprio intorno. Ecco, non so se l'effetto sta un po' passando, per così dire, però un leggero mal di gola è da più di un anno che non lo avevo e adesso l'ho registrato nella giornata di oggi, ma molto leggero, vi dico la verità. È un po' una fatica proprio nel parlare, faccio fatica come adesso, mi costa molta più fatica dover parlare e la lunga mi brucia un po' la gola. Ecco, quindi non posso parlare di un vero e proprio mal di gola come magari in questo momento c'ha ora. Ecco, io soltanto così dirlo in grandi linea, anche perché uno dice parlate più o meno sempre delle stesse cose. È chiaro che noi cerchiamo di stare sulla qualità. Ecco, un'altra cosa che volevo dire prima di chiudere è un grosso campanello di allarme per quanto riguarda questo problema delle cosiddette gang giovanili, perché soprattutto ci sono nelle grandi città, da noi. Io, ragazzi, non mi stupisco di questo, non mi stupisco, perché riuscire a controllare quello che i giovani di oggi vedono nei social è praticamente impossibile. Anche perché se noi dovessimo metterci dei fermi, cosa come una volta abbiamo parlato con mio cugino che è un informatico, per esempio, di questo, ho fatto una diretta direttamente con lui a domandare se era possibile inventare una sorta di logaritmo che in un certo senso bloccasse alcuni contenuti praticamente in automatico, ragazzi, è impossibile inventarsi una cosa simile. Bisognerebbe esserci una commissione che dovrebbe monitorare e guardare continuamente in tempo reale quello che poi accade, quello che uno mette in rete. In più bisogna ammettere che cercare di mettere dei fermi a livello familiare, cioè tu da genitore, no? Metti, non so, dei blocchi, delle password, un qualcosa per usare un telefonino, un altro telefonino e quant'altro. Ragazzi, i giovani di oggi sono molto, ma molto più svelti di quello che possiamo essere noi genitori. Sono molto più scaltri a trovare sistemi di ogni tipo per poterti, tra virgolette, fregare e riuscire a ottenere ugualmente le proprie informazioni. Anche perché poi nel gruppo c'è sempre quel genitore meno attento,
quello che ha meno tempo da cui dedicare, cioè io posso bloccare mio figlio ad avere le informazioni, certo, però non è che posso bloccarlo se lui utilizza il telefono di un suo amico per poi ottenere le informazioni che vuole, per intendersi. Quindi in realtà cosa ho bloccato? Niente. Diventa difficile, ecco. Il discorso è un livello educativo. Il discorso è assolutamente un livello educativo, perché quando non c'è, ragazzi, io, come purtroppo i vecchietti, come si dice, no? Quando ero ragazzo, i vecchietti parlavano in una certa maniera, io da ragazzo parlavo in un'altra. Adesso, e sentivo sempre appunto i vecchietti che parlavano di quando loro erano ragazzi e facevano certi ragionamenti. Ecco, alla fine dei conti, mi sembra quasi quasi adesso di essere passato dall'altra parte della barricata, no? Cioè il vecchietto che parla di come lui era da giovane. Sinceramente è un servizio che mi piace poco fare, assolutamente, perché lo criticavo quando ero ragazzo, adesso che sono diventato il vecchietto, mi viene ugualmente la voglia di criticare questo atteggiamento. Però ragazzi, è anche vero che nell'arco di questi decenni sono cambiate tante cose, sono veramente cambiate tante cose. Io vi posso dire che i cosiddetti baby gang c'erano anche un tempo, c'erano anche quando noi eravamo ragazzi, c'erano i cosiddetti gruppetti che andavano a fare, non so, a pugni con il gruppetto rivale del paesino rivale, si discuteva magari perché la ragazzetta di turno era andata con uno dei ragazzi del gruppo rivale, allora dice ci portano via le nostre donne, si prendevano le macchine, i motorini, si andava dall'altra parte. Effettivamente dirisse sono state fatte anche quando ero ragazzo, bisogna ammetterlo, altre volte le facciamo addirittura tra di noi, figurateci un po', quasi per allenarsi. Però è vero che c'era sempre una sorta di codice di onore che consisteva nell'essere, per esempio, in parità numerica. Se c'era 5 contro 2, la rissa la si evitava. Perché? Perché non c'era gusto, non c'era, che poi brutto dire gusto, cioè non c'era motivo. Come faccio io a affermare la mia superiorità di gruppo se sono più di te? Cioè, ci toglie quel significato, no? Io voglio darti una lezione perché non so, te hai fatto un qualcosa nel mio gruppo che non dovevi fare, ok? E che lezione è se io sono molto in superiorità numerica nei confronti a te? Primo. Secondo, a mio giudizio, cosa più importante è che erano scazzottate che finivano lì. Poi scazzottate che nessuno aveva un'arma, nessuno tirava fuori un coltello, un'arma, un qualcosa, e nessuno si accaniva soprattutto su una persona sola. Io mi ricordo, una volta eravamo una decina, 10 contro 10, uno dei nostri amici è caduto, l'abbiamo lasciato lì per terra. Cioè non è che gli altri sono andati in 3-4 a picchiare quello che è caduto per terra perché magari è stato fatto uno sgambetto o effettivamente aveva preso un pugno. Voglio dire, cioè, c'era effettivamente una sorta vero di codice di onore e di comportamento anche nelle risse dove non si varcava quella soglia. E se per caso qualcuno del gruppo varcava la soglia, veniva addirittura estraniato dal gruppo stesso. E dice no, ti sei comportato male, hai fatto una cosa che non dovevi fare. Io mi ricordo una volta un ragazzo, un nostro amico, in una scazzottata uno contro uno, vedeva che le stava prendendo, a un certo punto ha tirato fuori il coltello, ha dato, no, la classica puncicata ai glutei, niente di grave, cioè voglio dire, chiaro che è grave, è andato in ospedale tutto, però non è che, cioè, la puncicata l'ha data nei glutei, ripeto, non è che l'ha messo in pericolo di vita, certo ha provocato un dolore, ha provocato un problema, ha provocato tante cose, lui è scappato, ma noi del gruppo l'abbiamo estraniato, lui non ha più fatto parte del gruppo, non è più venuto più nel gruppo, per esempio. Ecco, ci sono queste cose, di sorte di codici di onore che oggi vedo che proprio non esistono. Non esistono, oggi usano armi per affermare la propria superiorità, si mettono in 10 contro di uno, picchiano a tutto andare. E poi, ragazzi, quello che non si faceva erano le cosiddette
lotte di quartiere, ma tra, ripeto, tra gruppetti, non si andava in giro a fare reati, a rubare, a fare cose del genere. C'era una sorta di codice di d'onore delle famiglie che ci veniva insegnato dalla scuola, dalle famiglie e da noi stessi poi soprattutto. Cioè, se c'era quello che si comportava male, noi lo straniavamo dal gruppo. La punizione non era lo schiaffo del genitore, cosa che oggi già non si può più fare, no? Il classico leccabuffo, no? La classica pizza, sai con quanti modi vengono chiamati, no? Il classico botte del genitore, o la punizione del genitore non esci più, o cose simili. Cioè, la punizione peggiore eravamo noi stessi, del gruppo, che la davamo a chi? A quello che si comportava male. In più si spargeva la voce e di riflesso quella persona lì non faceva più parte di nessun gruppo. Cioè, quel mio amico che ha tirato la puncicatta non ha più fatto parte di nessun gruppo. Ne ha sofferto tanto, ne ha sofferto tantissimo, tant'è vero che mi hanno perso le tracce di lui, non so assolutamente niente oggi. Eppure aveva ragione. Era uno contro uno, noi stavamo lì praticamente, tra virgolette, senza intervenire, perché era una disputa tra di loro. Dico, se le stai prendendo in un certo senso, se tu stai perdendo, anche se pure hai ragione, te le tieni e basta. Cioè, questi codici di onore, queste cose erano presenti. Ed erano presenti a livello a 360 gradi, un po' da parte di tutti i gruppi. Oggi vedo che proprio si sono rotti gli argini totalmente. Non c'è un codice d'onore, non c'è un comportamento etico, non c'è praticamente niente. Allora, la domanda che dobbiamo porci è: fino a che punto è colpa dei social, di quello che leggono, di quello che ascoltano e quant'altro? Ecco, anche qua mi ha detto un po' di cose anche qui. Ecco, alla fine facciamo la trasmissione, ragazzi. Io piano piano, sapete come sono fatto, dico sempre 2 minuti e poi mi dilungo. Robby mi ha sempre detto che io, come si dice, no? L'arte della sintesi non ce l'ho. Oggi ancora esistono, chiaramente, no? Queste band con questo stile di musica, ti sono un pochino magari forse evoluti, ma esistono ancora. Cioè, io ero un metallaro, io ascoltavo musica metal di ogni tipo, ancora oggi ascolto musica metal. Ogni tanto mi domandano che musica ascolti, io prima cosa che dico, musica metal. E rimane quella, musica di ogni tipo, però rimane sempre quella. Il disco più bello che hanno fatto in Metallica è del 1986. Pensate quanti anni sono passati. La musica metal è una musica abbastanza aggressiva, ragazzi, possiamo dirlo, no? È una musica aggressiva, tant'è vero che all'epoca andava di moda il pogo, quel modo di cosiddetto di spintonarsi così mentre si balla. Ogni tanto ci si faceva anche male, francamente, soprattutto perché poi magari io andavo piccolino com'ero, andavo proprio con quelli più grossi a cercare di pogare con loro, e chiaramente si rimetteva, avevo sempre un mal di spalle i giorni dopo. Ecco, voglio dire, era una musica fatta anche in un certo modo, no? E quei vecchi dell'epoca si attaccavano dicendo, no? Ecco, voi giovani ascoltate quella musica, siete aggressivi per quello. Ma ripeto, l'aggressione si fermava a un certo punto, si fermava, cioè anche se il tipo di musica era molto 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 aggressiva, con quei toni alti eccetera eccetera, andando anche a colpire soprattutto nei testi, no? Una volta che venivano tradotti dall'inglese, toccavano anche dei temi molto molto profondi, no? Che da giovane, da adolescente senti. Io, ragazzi, la prima canzone di Metallica che ho ascoltato avevo 14 anni. Dopo ho portato la musica metal nel gruppo, ed eravamo un gruppo dove ascoltavamo grosso modo, chi più e chi meno, tutti in musica così. Da Metallica, da Megadeth, da Testament, da Manowork, da Anthrax, no? Tutti quei gruppi che andavano, Guns N' Roses, chiaramente, che andavano all'epoca.
però cioè la musica non aveva assolutamente nessun ruolo in tutto questo. Ora, attribuire ai giovani, cioè il fatto di avere questa aggressività, questa mancanza di ideali, questa mancanza di etica, dei comportamenti, queste risse così, a delinquere soprattutto, che è la cosa peggiore, dare la colpa al tipo di musica, magari il cantante rap che dice che fa certe cose, dicono che i giovani cercano di imitarli. Ragazzi, io non dire che non me la sento, io penso che per me, a mio giudizio, ecco qua in questo caso esprimo la mia opinione, sbagliando probabilmente, perché sicuramente molti non sarete d'accordo, però a mio giudizio non gli do una importanza più di quella che in realtà ha. Gli do veramente un'importanza molto minimale al tipo di musico, al tipo di testi che ascoltano e quant'altro, perché la capacità della persona di riuscire a capire, a leggere quanto c'è finzione, quanto ci sia del vero, e che se uno è un esempio negativo non è assolutamente da imitare. La base parte sempre da lì, parte sempre da un'educazione, parte sempre da un modo di pensare, parte sempre da un modo di agire che delimita del fatto appunto dell'educazione stessa e dell'ambiente intorno che c'è intorno. È più colpa, in questo caso è molta più colpa, il fatto dell'infatuazione. Io faccio un gesto aggressivo, metto una fotografia, metto un video su internet, sui social, e viene, come dire, spinto, no? Viene esaltato dall'altra gente intorno. Viene esaltato quel gesto, è chiaro che dopo io mi sento più forte e mi sento di doverlo fare. Ecco qui la differenza di base, questo è, e qui appunto che cos'è? Educazione, un'educazione che è sfuggita al controllo, purtroppo, ahimè, soprattutto dei genitori, dovuta anche, e diciamola tutta ragazzi, perché per me in questo è anche lì fondamentale, l'aver lasciato i giovani in casa per colpa della pandemia tanto tempo e ritrovarsi un'aggressione da parte dei giovani, un'aggressione repressa, che lo portano a fare dei gesti sbagliati e quant'altro. E poi ripeto, il fatto del non controllo, il non controllo, il cyberbullismo, fenomeni nuovi che portano, ecco, dei giovani addirittura a tentare il suicidio. Cioè noi oggi siamo di fronte a delle realtà nuove che ragazzi non è facile, cioè, ecco lì per esempio io mi sentirei molto spiazzato. Io penso che fossi un giovane d'oggi avrei più difficoltà, soprattutto per il tipo di carattere libertino che avevo all'epoca, no? Oggi avrei più difficoltà, vi dico la verità, nel comportamento, nell'agire, cioè oggi avrei veramente tante difficoltà in più, perché pensare che fai una figuraccia, fai un qualcosa e poi vieni bullizzato, vieni preso in giro sui social e che in tempo di un minuto lo sanno tutti, insomma, quel punto lì ti fai l'etichetta, è una cosa veramente atroce. Quindi io vi voglio raccontarvi questo gesto per esempio, ecco, per far capire, faccio un po' di outing oggi, per far capire, no, fino a che punto avevo 14 anni, l'ultimo anno della terza media, quindi ero già grande per certe cose, ed si faceva gli stupidini praticamente, eravamo di fuori dalla scuola con tanti di professori e quant'altro, ed si faceva i cretini, si faceva, e io mi sentivo un più cretino di tutti, perché cretino ero, però ripeto, avevo 14 anni, in realtà ne avevo 13, che poi 14 io li compio a dicembre, quindi parliamo di aprile, verso la fine della scuola della terza media, in realtà avevo 13 anni. Ed così mi sono avvicinato a una ragazza e dalla bicicletta ho cercato, senza riuscirci, di toccare il sedere.
cosa sbagliatissima, tutto quanto. Io vi dico che non ho mai preso tante botte nella mia vita come quella volta. Come quella volta non mi è mai successo, insomma. Giustamente la ragazza mi è corsa dietro con la bicicletta, mi ha tirato per i capelli, mi ha buttato giù per terra dalla bicicletta e mi ha corcato in una maniera che non ho mai preso tante botte nella mia vita. Parlando di codici d'onore, ho preso le botte in silenzio. Non ho assolutamente reagito, perché avevo capito che avevo fatto una cosa sbagliata e mi è sempre stato insegnato che non si reagisce alla violenza, soprattutto nei confronti di una femmina, nei confronti di una donna. Non so se è un discorso sessista oggi, se guardiamo il caso Will Smith. Sinceramente, ecco, che andiamo dietro una ideologia che oggi veramente fai fatica a orientarmi, per me, per come sono stato cresciuto io, sono stato cresciuto che le donne non si toccano, cioè non esiste, le donne non si toccano. Io quel giorno, sbagliando, spesi un sacco di botte, ma proprio il calcio in bocca direttamente con gli stivali a punta. Ho passato 2 mesi di indottrinamento, tutti gli amici, i compagni di scuola eravano tutti lì intorno, inclusi i professori, hanno assistito alla scena, nessuno è intervenuto, hanno lasciato che giustamente lei incorcasse come andava fatto, anche come gesto dimostrativo, perché non ero l'unico che si comportava così. Era un periodo da ragazzini idioti in cui si facevano queste cose perché ci si sentiva belli, no? Ci sentiva di fare i bulletti, no? Nessuno è intervenuto. Non solo, quando sono andato a casa, che ero irriconoscibile, e mia madre mi ha visto, dice: cos'è successo? Dico: sai mamma, ho cercato di toccare il sedere a una compagna di classe, lei mi ha buttato giù dalla bicicletta e mi ha corcato in una maniera, dico, guarda come mi ha ridotto. Mia madre ha detto immediatamente: ha fatto bene, ha fatto molto bene, e ti dico pure di più, adesso gli vai a comprare dei fiori, domani ti presenti a scuola, entri in classe da lei e gli chiedi perdono per quello che hai fatto. Bene, io da quel giorno non ho mai più toccato una donna. Ecco, per far capire, cioè, cosa voglio dire con questo, no? La differenza semplicissima che c'è nel comportamento delle altre persone. Nessuno è intervenuto, nessuno l'ha fermata a lei, e io stesso non ho reagito. Capite cosa voglio dire? Avevo fatto una cosa sbagliata, tutti l'hanno riconosciuto che era una cosa sbagliata e nessuno mi ha difeso, come giusto che sia. E da quel giorno lì io sono servito di buon esempio. A 14 anni nessuno ha toccato più una donna, ma non esiste, nessuno ha più toccato una compagna di classe, ma nel modo più assoluto, perché ci si ricordava quante l'avessi presa io quella volta. Quando si faceva i simpatici, si faceva i cretini, giustamente le femmine dicevano: vi ricordate l'Arianna? Ecco, quindi Arianna e Maurizio, state attenti. Sono piccoli esempi di un comportamento di etica, di educazione, di un codice di onore che oggi si sono varcati totalmente gli argini. Perché? Perché sono diventati, cioè, i gesti di orgoglio di cui andarne fieri, di cui essere bravo e tutto, praticamente sono diventati gesti contrari. Oh, guarda, ha tirato fuori il coltello, ha tirato una coltellata, cioè sembrano quasi cose che vengono appunto, ma anche perché poi uno, per avere il click, per avere il, non so, il pollice in su, adesso non credo neanche che siano più così detti mi piace, no? Per avere il cuoricino, per avere il follower, fa di tutto, è disposta a fare di tutto. Queste cose purtroppo è una deriva che ha cominciato, effettivamente non c'è un modo di mettere a posto se non quello della, appunto, di che cosa? dell'educazione di base, che dovrebbe partire in teoria, appunto, come sempre, dalla famiglia, dalla scuola, da un ambiente intorno che ti dovrebbe spingere a fare un certo comportamento. Dovrebbe essere così, e invece oggi praticamente si sta andando al contrario, ed è un fenomeno che sta andando, iniziando alle statistiche e quant'altro,
insomma, nell'ultimo anno il 20, i reati nei giovanili, come rapine, scippi e cose, e anche liste, sono aumentati del 20%. I casi di suicidio, per esempio, di ragazzini che si uccidono per episodi di cyberbullismo o cose simili, sono aumentati del 25% nell'ultimo anno. Al di là di quello che si può pensare, aver tenuto tutti quei mesi lontani i ragazzi tra di loro e avergli dato l'opportunità, invece di fare altre cose, di fare altre attività, di stare in casa e di rincoglionirsi dietro tutti questi social idioti, penso che, cioè, è più responsabile questo che non il cantante rap che fa un test e che dice certe cose, perché io lo ripeto, i test che noi ascoltavamo da Metallari, forse qualcuno mi criticherà pure, ci mancherebbe altro, io in inglese non lo conoscevo all'epoca e non lo conosco oggi, per cui sapere i testi delle canzoni non era semplice nell'epoca, non è come oggi che andavi su Google, andavi su un sito specializzato e ti traduceva le canzoni in tutte le lingue. All'epoca non era possibile, o sapevi l'inglese o non lo capivi. Tra l'altro poi anche nei testi, quando c'era la cosiddetta death metal, no? Faceva pure fatica a capire in realtà le parole stesse, quindi immaginatevi voi, quindi venivano interpretate un po' come uno vuole. Ecco, noi di testi aggressivi ne ascoltavamo tanto, di musica aggressiva ne ascoltavamo tanto. Una delle canzoni più belle in assoluto che adoro dei Metallica è Seek and Destroy, per esempio, del primo album che fecero appunto i Metallica, una canzone che ti mette una carica, un'adrenalina, ti mette una spinta e forse anche magari una certa aggressione, però era un'aggressione che finiva lì, finiva alla fine della canzone, e c'era questo comportamento etico, per cui come sempre si fa, penso che si faccia molto spesso pipì fuori del vaso e non si cerca in realtà la responsabilità di base, perché questo è anche, diciamo, un problema tra virgolette che c'è oggi come oggi, sempre andare a cercare il responsabile di al di fuori. Se io faccio qualcosa è perché succede questo evento che mi porta a fare questo, cioè come se la colpa non fosse mia. La colpa, io ho cercato di toccare il sedere a quella ragazza, a quella ragazzina, io l'ho fatto, io ho sbagliato e io sono stato punito e forse potevo pure essere punito pure di più per quel gesto assurdo e schifoso che era stato fatto. Per cui è complicato in realtà, no? Cercate di capire quello che voglio dire. Ecco, andare a cercare la colpa, è la colpa di questo, di quest'altro. Quasi, quasi come da dire, le famiglie non possono farci niente. No ragazzi, la scuola non può farci, non è così assolutamente, non è così. È un'educazione, è una capacità di poter educare i propri figli a capire il bene del mondo. Bene tra il male, a capire certe cose, e non è semplice, lo capisco che non è semplice, io tra poco ci passerò perché il mio giovane ha 10 anni, tra un paio d'anni ci sono dentro questa dinamica e probabilmente magari dopo farò discorsi diversi, però non posso pensare personalmente che, cioè non posso sdoganarlo al comportamento, cioè mia madre, con tutti i difetti che poteva avere come madre eccetera eccetera e tutte le sue qualità e tutto quant'altro, cosa hai fatto? Ho cercato di toccare il sedere una compagna di classe, bene, ti ha corcato di botte e ha fatto bene, cioè attribuendo chi è il primo responsabile di tutto questo? A me, non dicendo la colpa di quello che ascolti, la colpa dei Metallica che senti, la colpa dei tuoi compagni di classe che ti hanno spinto a far quello. No, principalmente la colpa è la tua, la colpa è la mia, che sono stato cretino e idiota a dover fare un gesto che non andava fatto. Sono stato punito e da quel giorno non l'ho fatto più. Non lo so ragazzi, sono così, come dire, considerazioni, non so fino a che punto possono essere piacevoli. Comunque con questa vi saluto perché praticamente mi sta bruciando la gola.
Speriamo di sentirci domani in modo più, più normale, vogliamo, no? Con la trasmissione canonica semplice. Facciamo gli auguri di una buona guarigione al nostro over, eh? Lo diciamo anche in tedesco, va, come si dice qua in Germania, si dice gute besserung, over, mi raccomando, guarisci presto, tieniti riservato, stasera ti fai un bel tè caldo e ci metti dentro un piccolo cucchiaio di sale, che ti fa bene, niente zucchero, se vuoi metterci un po' di limone, mettici limone, ma mezzo cucchino di sale, anche se fa un po' schifo, lo capisco, ma aiuta a schiarirsi la voce, usano i cantanti, quindi, e poi noi, come sempre, ci sentiamo appunto domani, eccetera. L'ultima cosa, ragazzi, che figuraccia ieri che abbiamo fatto a livello di Champions League. Mamma mia, tra Juventus e Milan hanno fatto una figuraccia. È chiaro che non sono da paragonare la figuraccia che ha fatto la Juve con quella del Milan, perché non c'è minimamente proprio da pensarci su. Il Milan giocava con Chelsea, con tante assenze, la Juve giocava con una squadra che lasciamo stare. Io penso che la Juve sta toccando tutti i livelli di negativi che ci possono esistere, ragazzi. Mai avrei pensato che la Juventus, cioè mai avrei pensato che un allenatore come Allegri, qui lo dico e qua lo nego come si dice, che un allenatore come Allegri, con quello che ha vinto in passato, con quello che ha fatto in passato, ci fosse rincoglionito in questo modo. Ci fosse completamente rincoglionito così. Io pensavo, dico alla Juve, ritorna con Allegri, ritorna in buone mani. È un allenatore che bada al sodo, bada al concreto, sa costruire una squadra, sa costruire dei giocatori, sa costruire un gioco. Evidentemente si è completamente rincoglionito in quasi 2 anni, perché la Juve è un manicomio, ragazzi. Non è tutta colpa di Allegri, ci mancherebbe altro, ho capito, però la Juve è un manicomio. Parliamoci chiaro. Responsabile proprio lui. Io ho visto la partita ieri, sinceramente mi veniva da cioè quella Juventus dove non riusciva a fare un tiro, dove facevi fatica a fare un tiro in porta da 30 metri, una facilità con cui entrare in area gli avversari che è imbarazzante, creavano delle ripartenze, delle situazioni di superiorità numerica 4 contro 4 dentro l'area di rigore, dove non si facevano marcamenti, dove non si... Dice, ok, difendiamo a zona, bene, difendiamo a zona, ma devi difendere la tua zona, però. Non è che dopo un po' te ne vai a prendere farfalle. Veramente, ragazzi, c'è proprio la figuraccia di quelle che penso che... veramente è brutta, veramente brutta, brutta, brutta. Brutta, 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 brutta. Ciao a tutti! Buona giornata e noi ci sentiamo domani qua su Radio Caro, su questi microfoni. Mi raccomando, fate i bravi e un abbraccio ai miei ascoltatori e un bacio alle mie ascoltatrici. Non ci abbiamo canzoni, sentite solo queste canzoni sottofondo, quindi chiudiamo qui per oggi. Ciao a tutti!